Allora, io sono il 50% dei Masbedo, che sono composti da me, Jacopo e Nicolò, e siamo qui a Manifesta con un progetto che si chiama Videomobile, strutturato in due parti, una parte che lo troverete al Palazzo Costantino, dove ci sarà proprio questo furgone, un videomobile che abbiamo riallestito perché il senso del nostro lavoro a Palermo per Manifesta è una sorta di ricerca sulla memoria del cinema che ha attraversato la città e le persone che hanno vissuto il cinema e che sono ancora oggi portatori di una memoria. E per cui ci affascinava molto l'idea di trovare un senso ancora a questo, che fosse legato alla città rispetto a tutto quello che poi il cinema ha comportato. Nello specifico, questa qui è un'installazione site-specific che rimarrà qui 5 giorni ed è un lavoro dedicato a Vittorio De Seta, che è un regista documentarista, un eccelso padre dello sperimentalismo e della ricerca documentaristica, e dove in questo spazio che si chiama Sala delle Capriate, che è una delle tre sedi dell'Archivio di Stato di Palermo, che a noi piace chiamare un po' l'ossario perché è una sala di documenti che sono cementificati dal tempo, che non possono essere quasi più utilizzati. Nei primi mesi dell'anno abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo trovato dei documenti che riguardavano il cinema, riguardavano dei personaggi del cinema e non solo a livello amministrativo ma anche di denunce. Per cui qui è riportata un poco più avanti la denuncia originale del 56 che porta anche il nome del lavoro perché la denuncia era protocollata con il numero 90/6. E infatti il lavoro si chiama Protocol 90/6, e dove c'è proprio la denuncia da parte dei carabinieri che denunciavano in maniera abbastanza particolare l'operato di Vittorio De Seta, additandolo anche a essere probabilmente iscritto al Partito Comunista, per cui simpatizzante di un'ideologia. Ed è molto divertente anche perché nella denuncia vengono riportati termini tipo, essendo lui un nobile, invece nella denuncia c'è scritto per dissesti economici era costretto a fare attività cinematografica, fotografica, come se fosse un dispregiativo. E dunque abbiamo voluto costruire dentro questa sala un enorme LEDwall facendo fare al padre dei pupi siciliani, che è Mimmo Cuticchio, che è di Palermo, un pupo per noi che rappresentasse in qualche maniera le vesti di Vittorio De Seta, ma allo stesso tempo metaforicamente di qualsiasi artista. E dunque lasciarlo qua, in questa solitudine di questo mare di documenti che non si apriranno mai, potenzialmente per noi questo è un lavoro fortemente legato alla libertà di espressione che, nonostante qualsiasi impedimento di potere, deve continuare a rappresentare il lavoro. È una denuncia che abbiamo trovato di Vittorio De Seta, quello dell'Archivio di Stato di Palermo, dove Vittorio De Denuncia Seta a Vittorio contro. contro Vittorio De Seta, dove mentre lui sta girando a Petralia Sottana una ricerca con dei contadini, stava girando delle sue scene, i carabinieri iniziano a seguirlo, a indagarlo. Perché? Perché dicono come mai un aristocratico come De Seta è decaduto e quindi per questo si è dato all'arte cinematografica, questo è interessante, cioè tu fai il regista nel momento in cui sei uno Sei decaduto. sfigato. Allora, come mai iniziano a controllarlo, no? E dicono, nonostante sembra iscritto al Partito Socialista, sembra che ci sia qualche cosa sotto che possa avere una visione quasi sovversiva di sinistra, no? E allora l'abbiamo aperto, è l'unico faldone qui aperto, e questa immagine, questo pupo che è fatto con Mimmo Cuticchio, è l'immagine che Vittorio ha scritto in un appunto, avrebbe voluto sempre girare, è l'immagine di questo pupo imprigionato, solo, che guarda gli altri, sospeso.
E allora viene deciso di girarlo e metterla dentro in questa massa di potere pietrificato, vecchio, stantio, questi fossili. Diciamo che il massimo merito è dell'ambiente, insomma. Tu hai fatto il meno. Sì, io mi sono accordato. Tu hai fatto il meno. Io ho fatto il meno. Bravo, bravo.